Al termine di Parma-Napoli 2-2 siamo con Gianfranco Bellè e commentiamo insomma questo nuovo risultato di prestigio di questo Parma che sembra essere infinito, grande sofferenza naturalmente per quanto è stato il secondo tempo, grandi assalti da parte degli ospiti verso la porta di un super mirante, però soprattutto nel corso della prima parte della gara insomma erano stati i donadoniani a mettere veramente alle strette gli ospiti. Sì, sicuramente è una grande prova di orgoglio contro una squadra molto qualificata che si gioca in una parte di Europa. Forse Benitez ha preferito non schierare sin dall'inizio una formazione tipo pensando al ritorno di Coppa UEFA, di Coppa Europa, per cui credo che il Parma al primo tempo ne abbia saputo approfittare a giudizio. Nel secondo tempo un po' il calo fisico, un po' il ritorno del Napoli che ha inserito Koyekon, Higuain, per cui a un certo punto si è trovato con quattro attaccanti e ha assediato la porta giallo-blu senza però avere raccogliere quello che forse si aspettava. Ha raccolto il pareggio ma non la vittoria che poteva essere l'obiettivo principale per la squadra partenopea. E viceversa, insomma, il pareggio, come dicevamo, è un risultato di prestigio per il Parma, al di là del fatto che forse alla fine del primo tempo sarebbe stato sicuramente stretto. Abbiamo detto del risparmio delle forze, poi decisive una volta che sono state messe sul terreno di gioco, però diciamo confortante per il Parma che dopo insomma aveva dimostrato nelle ultime due partite, anche con due rotondi passivi subiti, esserci. Certo. Invece quest'oggi sicuramente giocando nuovamente in casa è riuscita a cancellare le due prove di Roma con la Lazio e di Cagliari, due partite in quattro giorni dove la squadra è decisamente crollata. A distanza di sette giorni, con una preparazione forse più consona anche alla stagione, il Parma è riuscito a tener fronte, pur soffrendo soprattutto nel secondo tempo, il ritorno del Napoli. Il Napoli è una delle prime quattro squadre del campionato, il Parma purtroppo già da tempo è condannato alla Serie B. E forse soltanto la Serie B non andrebbe neanche male, perché il problema è che la condanna sia superiore. Superiore, certo. La condanna potrebbe essere superiore, soprattutto alla luce se non ci sarà qualche benefattore disposto a prelevare una situazione fallimentare molto molto pesante. Temi che si farà avanti nessuno in sostanza, non mi sembri molto ottimista. Ma sai, al di là dell'acquisto della società, che potrà essere anche acquistata a 6,5 milioni, c'è sempre il debito sportivo che è pesante. Riduci pure quello che vuoi, qualche giocatore si toglierà anche dalla rosa e cercherà di riscattare la lista, però da 78-75 milioni qual è attualmente il debito sportivo, arrivare ad annullarlo mi sembra molto problematico, al di là del fatto che poi strada facendo ci potrebbe sempre anche emergere altre sorprese. Ho visto entrare quest'oggi allo stadio, ma non è una novità, Dallara, però così soltanto vedendolo entrare mi è venuto pensierino per il futuro. Sì, Dallara, l'ingegnere Giampaolo Dallara credo che abbia 10 o 11 abbonamenti di tribuna numerata. Lui e tutta la sua famiglia, i nipoti, concorrono come tifo a sostenere questa squadra. L'ingegnere è un grande appassionato, non credo che possa, non lo saluterei più, dovesse un domani accollarsi il debito che potrebbe essere che dovrebbe essere necessario affrontare per acquistare questa società a livello di Serie B. A livello di Serie D, come Domodossola, forse l'ingegnere Dall'Are potrebbe far parte, insieme a un'altra ristretta schiera di imprenditori industriali, a far sì di far rinascere dalle ceneri la squadra di calcio. Si era parlato anche nel passato di un possibile interessamento di Zanetti per via del tramite di Baraldi, poi questa pista era finita un po' nel dimenticatoio, però ultimamente nei pissi pissi bao bao vedo che invece ci sono molte speranze per un eventuale interesse di Zanetti, addirittura si dice per la Serie B come Bologna, anche se mi sembra un po' strano proprio per via dei trascorsi bolognesi dello stesso Zanetti. Sì, forse delle amarezze che ha raccolto prima a Treviso e poi a Bologna. È certo che il capitale della,
di Segafredo, del signor Segafredo è sicuramente limitato e potrebbe anche a far fronte ad una situazione pesante come potrebbe essere l'acquisto di una società a livello fallimentare. Io non so, anche perché bisogna considerare che poi per partecipare a un campionato di Serie B come Bologna occorre sempre una spesa per potenziare la squadra che può variare dai 10 ai 20 milioni. C'ho 130 giocatori, cosa vuoi potenziare Gianfranco? Siamo già potenti, sì, anche sì, troppo. Sì, siamo potenti anche troppo come numero sulla carta. Certo. Però di questi 130 a livello di Serie B ce ne potranno essere se no 5-6. Vabbè, più quelli che stiamo vedendo adesso. Sì, ma alcuni di questi se ne andranno. Sono andati. O non possiamo far fronte su gente come Gobbi o come Lucarelli che... Gli anni di carriera li hanno già vissuti abbastanza. E poi qualcun altro potrebbe andare via proprio per ridimensionare, come dicevi prima. È quello, certo, che ha fatto adesso Belfodil, ecco, però se Mirante, qualche Galloppa, Ghedal, se ne vanno, sicuramente il debito diminuisce, però 78 milioni sono tanti, ecco. Non credo che si possa assottigliare questa cifra al 50% o al 40%, se arrivassi al 40% di questa cifra è sempre molto ingente, del fatto che poi c'è l'acquisto della società che minimo sono 6 milioni e mezzo, certo, minimo, senza parlare poi dell'eventuale complesso sportivo, ecco. Certo. Puoi anche affittare, però non so chi acquista un impianto del genere a determinate cifre per poi poterlo affittare a 30.000 euro al mese. Fosse stata l'ultima partita di Mirante con la maglia del Parma, beh, insomma, sarebbe stato un bel congedo. Ci sono ancora tre partite, no? Se Firenze, no, ma però potrebbe anche lui magari seguire Verona, ad esempio Verona, di Belfodil. Forse Verona in casa, sì. Vabbè, a meno che non certo, decida anche lui di risolvere la sua situazione come ha fatto Belfodil. Così se ne è parlato. Potrebbe essere un bel addio, ecco, cioè, se il Parma ha contenuto il numero di gol al passivo, un buon merito lo deve pure attribuire a Mirante. Grazie a Gianfranco Bellè, alla prossima, grazie, ciao Gianfranco.